Eccoci, Bisantis è ripreso il gioco in questo momento, Italia 41, Islanda 37, c'è un parziale aperto di 10-0 per gli azzurri che, lo ricordo, a due minuti dal termine del secondo quarto erano sotto 37-31. Danilo Gallinari apre il suo score, lo fa solo adesso per un semplice motivo, perché Simone Pianigiani lo ha risparmiato nel primo tempo, ha giocato solo 3 minuti e mezzo, d'altronde è noto il trascorso assai problematico a livello di infortuni del Gallo, che ieri è stato straordinario, l'unico a salvarsi davvero 33 punti, il suo massimo in carriera in azzurro, 43-37 dunque, più 6 Italia, 12-0 di parziale. Alessandro Gentile, il migliore, arresto e tiro, sbaglia, rimbalzone di Cusin e ora è più 8, massimo vantaggio Italia, 45-37, siamo ripartiti bene per fortuna e speriamo che l'Italia possa proseguire su questa striscia positiva. Seguiamo la tripla degli islandesi che non arriva nemmeno al ferro, ci ha provato Williamson, pallone recuperato da Alessandro Gentile, Alessandro Gentile può scaricare per Danilo Gallinari, Gallinari con calma ora per Bellinelli, Bellinelli in punta, vediamo in posizione di play, pallone sotto per il Gallo, spalla canestro, Gallinari deve mangiarsi il suo avversario, può farlo, fallo infatti, viene fermato fallosamente Danilo Gallinari, 8 minuti 33 secondi al termine del terzo quarto, più 8 Italia, Italia 45, Islanda 37, Bisantis a te. Siamo quasi alla metà del terzo quarto, 45 Italia, 44 Islanda, 7-0, parziale aperto questa volta per i nostri avversari che continuano a tirare bene da 3 punti, a proposito da 3 ci prova Cinciarini, sbaglia, rimbalzo lungo di Gallinari, nuovo possesso, extra possesso per l'Italia, Bellinelli attacca la difesa islandese, assist per Cusinetta, infrazione di passi assolutamente, fischio legittimo degli arbitri, time out inevitabile chiamato da Simone Pianigiani e l'Italia ancora non c'è dal punto di vista mentale, 4 minuti 57 secondi al termine del terzo quarto, Italia 45, Islanda 44, 14 punti di Alessandro Gentile che è il miglior realizzatore della partita, nuovamente pari. Gentile da 3 punti, 17 per lui, ultimo minuto del terzo quarto, più 4 Italia, 52-48 per gli azzurri che si devono difendere da Sigurdarsson, pallone ancora per Baringsson, ancora l'Islanda in attacco, stoppata di Gallinari sulla tripla di Hermansson, ancora Gallinari falla a metà campo su di lui da parte di Ermolinski, vediamo l'Islanda non è in bonus, è solo il secondo fallo di squadra per i nostri avversari che ci stanno facendo soffrire tantissimo, 52-48 per l'Italia che sta tirando male da 3 al di là dell'ultima tripla realizzata da Alessandro Gentile, vediamo un cambio per gli islandesi, rimessa per l'Italia, mancano 38 secondi al termine del terzo quarto e poi bisognerà soffrire anche nell'ultimo, immaginiamo, speriamo che gli azzurri possano togliersi questa paura dalla loro testa che li sta attanagliando anche in questa seconda partita dell'Europeo. Daniel Hackett, pallone per Gallinari, da questi a Gentile, linea di fondo campo, c'è il fallo su Alessandro Gentile, solo il terzo di squadra per i nostri avversari, 23 secondi al termine del terzo quarto, 52-48, Bisantis a te. Rai GR1. E ora diamo la linea a Massimo Barchesi per le ultime battute di Italia e Islanda degli europei di basket. Sì, è una grande fatica per l'Italia questa partita contro l'Islanda, importantissima dopo la sconfitta all'esordio contro la Turchia, 1 minuto e 3 secondi al termine della gara e l'Italia avanti di 7 punti, 69-62, ma solo adesso è riuscita a prendere questo importantissimo vantaggio negli ultimi 3 minuti di partita, in pratica in 2 minuti c'è stato il parziale positivo degli azzurri di 10-0, Italia che era sotto di 3 punti quando mancavano 3 minuti e 21 secondi al termine della gara, poi 3 tiri liberi di Bellinelli, 2 canestri consecutivi di Aradori, un canestro dal campo con fallo e ancora 2 tiri liberi hanno riportato l'Italia sul più 5, poi ha allungato la nazionale di Pianigiani con un bel canestro da sotto di Alessandro Gentile che è il miglior realizzatore con 19 punti. Questa sera, anche questa sera però, l'Italia sta giocando molto male, tra l'altro si è fatto nuovamente male Gigi D'Antoni, speriamo che non si tratti di nulla di grave,
problema muscolare, quel problema muscolare che lo aveva condizionato nel pre-europeo. Dopo il time out, squadre che rientrano in campo: Italia 69, Islanda 62, 1 minuto 3 secondi al termine. Da Berlino Massimo Barchiesi, GR1. E torniamo a seguire le ultime battute di Italia e Islanda degli europei di basket. La linea di nuovo a Massimo Barchiesi, che può tenerla fino alla fine. 35 secondi dal termine, ma ancora non è finita. Italia avanti di 6, 69 a 63 con l'Islanda in attacco disperatamente. Occhio alle triple, pallone per Stefansson, vuole la tripla, eccola. Jon Stefansson da 3 sul ferro, rimbalzo lungo dell'Islanda che andrà probabilmente ancora al tiro da 3 perché mancano 18 secondi. Vediamo Paulson, uno dei migliori. Paulson attacca la difesa azzurra, forse passi, vediamo un po'. No, danno fallo alla difesa, fallo di Melli assolutamente inesistente. Infatti si sorprende Nicolò Melli, era più una partenza da infrazione di passi questa. Comunque per Melli si tratta del quinto fallo. Gallinari anche lui fuori per falli, con 5 falli Danilo Gallinari è uscito prima della metà di quest'ultimo quarto. 13 secondi al termine, non è finita. Italia 69, Islanda 63, tiri liberi per Paulson, il miglior realizzatore dell'Islanda con 16 punti. È stato davvero molto pericoloso, una squadra atipica, completamente diversa rispetto alla Turchia, quella islandese, con tanti tiratori, un continuo corri e tira da parte dei nostri avversari. Tiri liberi per Paulson che sbaglia il primo, 13 secondi dal termine, 69 Italia, 63 Islanda. Dobbiamo portare a tutti i costi a casa questa vittoria. Paulson segna il secondo, 69 a 64, 13 secondi, si andrà probabilmente al fallo sistematico da parte degli islandesi, con Bellinelli che si libera del pallone, servendo Hackett, Aradori, decisivo nel finale, Cousin tiene palla all'Italia, mancano 3 secondi e ce l'abbiamo fatta a vincere questa partita. C'è anche fallo su Ale Gentile che andrà in lunetta con i tiri liberi. Quando mancano 2 secondi dalla fine, l'Italia ha rotto il ghiaccio in questo europeo, ma che fatica, certamente se si gioca così si andrà a casa rapidamente, ma lo sport è talmente strano che tutto può cambiare in queste competizioni da un giorno all'altro. D'altronde ieri l'Islanda è stata ad un passo dal battere addirittura la Germania, che a sua volta stava per battere oggi la grande Serbia. Quindi nelle competizioni così importanti, così lunghe, dove si gioca ogni giorno, tutto può cambiare davvero in 24 ore. Alessandro Gentile in lunetta con i tiri liberi può sigillare questa gara, realizza il primo e per lui è un bel ventello. 20 punti per Alessandro Gentile, 70-64. Vediamo il secondo tiro libero e poi la gara si chiuderà con la vittoria finalmente dell'Italia, 2 su 2 per Gentile, 71-64 Italia, con 21 punti di Alessandro Gentile. È questo il risultato finale. Seguiamo questo tentativo da metà campo degli islandesi che non va. Italia batte Islanda 71 a 64, è la prima vittoria degli azzurri in questo europeo, ma che fatica davvero. Da Berlino, Massimo Barchiesi, GR1.